Queste sere le logge del Grande Oriente d'Italia celebrano il solstizio d'estate. Alcune circoscrizioni vogliono celebrarlo con tornate all'aperto, contatto con la natura, la rugiada di San Giovanni, detto, con le stelle che sono sopra di noi. Vengono scelti questi luoghi belli, non tutti sono belli come questo che avete scelto voi. E quando si fanno queste scelte, come quella di San Galgano, provincia di Siena, è sempre un sogno, una scommessa. Di solito è un manipolo di fratelli che fa queste scelte anche coraggiose, perché sfida il tempo, l'inclemenza del tempo. Fino a ieri mi avete detto che si è rischiato, anzi fino a stamani si è rischiato non poter celebrare il solstizio d'estate all'aperto. Invece questo manipolo di fratelli coraggiosi ha vinto la scommessa. Era un sogno di fare all'aperto questa celebrazione. Ma in fondo noi liberi muratori siamo dei sognatori, qualche volta vorrebbero perfino ucciderci, ma come diceva Nelson Mandela, si possono uccidere i sognatori, ma i sogni non si possono fermare. Io credo che non fermeranno nemmeno i sognatori, perché stiamo crescendo in armonia, non solo numericamente. Può darsi che alla fine di questo mese arriveremo finalmente a questo traguardo storico dei 23.000 fratelli divisi nelle 850 logge della comunione, ma soprattutto vincerà l'armonia. Vincerà l'armonia perché abbiamo provato tutti assieme in questi anni a seminare il seme dell'armonia, che è un seme complicato, che muratori dobbiamo fare e continuare a fare gli agricoltori, seminare, e poi questo seme diventa spiga, e per diventare spiga fa un percorso tortuoso. Poi la spiga emerge, cerca la luce, guarda verso il cielo. E quando si guarda il cielo, a me piace quando vado nei templi, nelle case massoniche, di guardare come è fatta la volta stellata. Ogni casa massonica ha una volta stellata diversa dall'altra. Questa è uguale per tutti. E mi viene da chiedere, sempre, lo chiedo a me, ma fatela anche voi questa domanda: a che servono le stelle? Se ci sono, qualcosa serviranno. Servono per indicarci una via, per indicarci una strada, che una strada non l'ha ancora individuata. Io credo che servano a farci tenere sempre la testa alta di fronte anche a inciampi, a ostacoli che nel nostro cammino troviamo. L'importante è sempre rialzarsi. Rialzarsi per guardare le stelle che stanno sopra di noi, perché ci fanno sognare. In fondo le sfide difficili sono sempre quelle che nascono da sogni importanti e difficili da rendere concreti. Uno dei sogni di quest'anno per il Grande Oriente d'Italia, per tutti noi, credo che sia stata la celebrazione dei 70 anni della Repubblica Italiana. Per me è stato un fatto importante che noi liberi muratori abbiamo raccolto l'invito che il Presidente della Repubblica ha fatto agli italiani di celebrare la Repubblica. L'abbiamo fatto. Continueremo a farlo per tutto l'anno, con pochi spiccioli, ma con tanta partecipazione,
tanta partecipazione di fratelli e soprattutto dei cittadini. Abbiamo cominciato a Reggio Emilia, città del Tricolore, siamo stati a Reggio Calabria, nella moschea di Colle Valdelsa, la moschea pensata dopo l'attentato delle Torri Gemelle, quindi una scelta coraggiosa, che la moschea Doriana Fallaci voleva abbattere con le bombe. Siamo stati a Torre Pellice, nella sala del Sinodo Valdese, per parlare delle libertà religiose che in questo paese non vengono ancora del tutto consentite. Siamo stati anche a Macerata, abbiamo parlato degli antifascisti marchigiani, siamo stati a Sassari, a Siena, a Firenze. Continueremo questo percorso dopo essere stati anche a Lipari, a Milano, a Trieste, Gorizia. Insomma, faremo un tour italiano. È un fatto importante per noi massoni sentirsi cittadini di serie A in questa nostra Repubblica che compie 70 anni. Noi siamo cittadini di serie A e siamo così tanto di serie A che anche il Ministero degli Interni ha copiato il logo del Grande Oriente d'Italia, ha utilizzato per festeggiare i 70 anni della Repubblica Italiana. L'hanno copiato perché hanno detto che gli piaceva, non c'era il copyright, hanno detto, e quindi ce l'hanno pescato e volgarmente ricopiato. Vabbè, forse anche questo è un motivo di orgoglio, forse qualche tempo fa nemmeno l'avrebbero copiato. Questa volta ci siamo riusciti e questo è un fatto significativo, un fatto importante che si sia riusciti a fare in questo anno una celebrazione. Il prossimo saranno i 300 anni della libera moratoria, penseremo a qualcosa di significativo, ma importante e significativo è proseguire sulla strada dell'armonia, far sentire i fratelli parte importante di una comunità di 23.000 fratelli. Bisogna sapere quello che fa, quello che dice, i bisogni che ha il fratello che la sera sta seduto accanto a noi in loggia, se no diventa soltanto carnevale. Non sappiamo dove andare e la sera andiamo in loggia a metterci un grembiule ed un collare, ma serve a poco. Il carnevale va fatto soltanto in un periodo particolare dell'anno, non la sera quando andiamo in loggia. Quando andiamo in loggia bisogna sentirci insieme ai fratelli che stanno con noi, capire i loro bisogni, e ce ne sono tanti di fratelli, e spesso non riescono neppure a mostrarli, a dire quali sono i bisogni di ogni fratello, soprattutto dei fratelli più anziani. I fratelli più anziani spesso sono soli, non vengono in loggia perché nessuno li accompagna. Credo una buona azione sia quella di sentire il fratello anziano che si sente di peso anche per la comunione. Bisogna fargli sentire partecipi, bisogna andare a prenderli e portarli. Guardate, c'è un fatto che accadeva fino a qualche anno fa. Il nostro fratello che viveva nelle montagne del Casentino era anzianissimo e ormai gli ultimi anni li passava sulla sedia a rotelle, e quando la sera della tornata lui chiamava il maestro venerabile, si giustificava per la sua assenza perché i fratelli non potevano, non ce la faceva più andare in loggia, lui si chiudeva nella sua stanza, nella sua casa, e recitava il rituale, ricopriva tutti gli incarichi di loggia, faceva da solo, di sicuro non litigava con nessun fratello, però era un segno di presenza ai lavori della sua loggia. E questo, chissà quanti altri fratelli fanno così, però non bisogna
stimolarli a venire nel Tempio, a essere presenti. Questo è un sogno, è il sogno che ho, ma che credo ognuno di noi, ogni fratello del Grande Oriente d'Italia debba avere. Siamo molti e queste tornate così belle, significative, originali si stanno moltiplicando nelle logge del nostro paese, nelle logge della nostra comunione. E allora continuiamo a sognare. Un cantautore poeta che si chiama Luciano Ligabue, io concludo questa breve riflessione, questo saluto che ho fatto con le sue parole, quando, che anche un augurio, quando dopo questa tornata rientreremo nelle nostre case, sicuramente più ricchi, più felici, più orgogliosi di esserci stati. Luciano Ligabue e i suoi fans nei concerti dice spesso: non vi auguro soltanto sogni d'oro, ma vi auguro sogni possibili. Faccio mia questo augurio di Luciano Ligabue, lo rivolgo a tutti voi.